Buongiorno, benvenuti a Omnibus, benvenuti ai nostri ospiti che vi presento subito. Allora, due temi per la puntata di oggi, lo scontro, non si capisce bene poi se in realtà già rientrato con l'Europa sulla chiusura, i maggiori controlli che l'Italia, il governo italiano ha predisposto contro la variante Omicron ai confini per gli ingressi anche dei cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea. E dall'altra parte la giornata dello sciopero generale, ne abbiamo parlato in anticipo nel momento in cui è stato deciso. Oggi è il giorno di questa delle manifestazioni, anche naturalmente dell'astensione vera e propria, che non riguarda tutti i settori, non riguarda la scuola, come sappiamo, non riguarda la sanità, non riguarda gli operatori di igiene ambientale, che è una fascia abbastanza larga, ma comunque riguarda tanti lavoratori e soprattutto pone una serie di problemi politici e anche aperto un dibattito sul senso proprio di questo sciopero, non dello sciopero generale evidentemente. Ne parliamo con Fabrizio Barca, buongiorno, del Forum delle Disuguaglianze, ha un libro pubblicato da Donzelli, Disuguaglianze, conflitto, sviluppo, la pandemia, la sinistra e il partito che non c'è, quindi è l'interlocutore giusto per tutta una serie di temi che sono stati sollevati in questi giorni. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Anche a Benedetto Della Vedova, sottosegretario degli Esteri e più Europa. Do il buongiorno e bentornato ad Angela Mauro, corrispondente da Bruxelles per Huffington Post. Ciao Angela. Buongiorno. Buongiorno e do il bentornato, perché è un po' che non ci vediamo, anche ad Alessandro De Nicola dell'Adam Smith Society. Buongiorno. 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 Allora, vado subito, poi ci collegheremo con la piazza, c'è Giovanni Marinetti che si stava già dirigendo lì e quindi vedremo che piazza è a Roma necessariamente, non è l'unica piazza, c'è in varie città, a Bari, a Milano, a Roma e a Piazza del Popolo. Allora, Fabrizio Barca, chiedo subito, questo sciopero, Dario Di Vico in un paio di articoli che ha scritto di recente su Corriere della Sera, diceva è lo sciopero, uno strano sciopero che così ha lasciato un po' spiazzati, perché è lo sciopero del non è abbastanza, non è sufficiente, e però è uno sciopero generale, quindi un'arma molto forte, è uno sciopero senza casus belli, valeva la pena di farlo? Ma io credo che a parte il fatto che lo sciopero è una delle modalità in democrazia con cui si manifesta questo, il confronto acceso, questo è ovvio, ma nelle prime ore appena è stato annunciato c'è stata una specie di stupore generale che segnala un paese che non è più abituato a confrontarsi in modo acceso. Secondo, la domanda che farei a chi ha Di Vico è il seguente: il paese è percorso da forte rabbia, da forti risentimenti, lasciamo perdere quelli che riguardano il vaccino, mi riferisco a quelli sociali. È percorso da enormi preoccupazioni sul futuro, è percorso da chiusure di imprese che magari anche sono ragionevoli, altri irragionevoli, ma comunque comunicate dalla mattina alla sera con o addirittura attraverso un video. Il paese è percorso da un'ingiustizia fiscale profonda, si sono accumulate ricchezze durante questa pandemia, non si sono solo create povertà. Questa rabbia preferiamo che si manifesti attraverso un ragionevole conflitto in cui si propongono modifiche, o preferiamo che si manifesti di nascosto, magari dentro anche i palazzi dove si attacca il governo senza dirlo ad alta voce? Io credo che sia meglio che si manifesti fuori. Però le faccio questa domanda, la rabbia corrisponde a quel tipo, diciamo, di rappresentati? La rabbia, cioè il disagio sociale, il conflitto sociale, è quello rappresentato dal lavoro dipendente, dai pensionati, o sta altrove in qualcosa di meno, allora, meno definibile? Chiarito che la sua domanda, che io posso non essere d'accordo con alcune richieste del sindacato e non d'accordo con altre, ad esempio non condivido le richieste del sindacato relative alle pensioni, non solo perché sono stato uno dei ministri della Repubblica che le ha approvate e le rifarei, tanto per essere chiaro, e anche se abbiamo commesso i nostri errori come si fa ogni volta. Ma ci sono altre proposte che segnalano, che rispondono alla sua domanda. Sul fisco non avrei dubbi, la riforma fiscale che è stata fatta, l'intervento che è stato fatto dal governo è un intervento che sembra addirittura negare quello che sta scritto nella delega fiscale. Si diceva di non ridurre la progressività, quella fiscale è stata ridotta. Quando io faccio una detrazione fiscale a una persona che prende 21.000 euro, e ricordo che il reddito medio dei lavoratori dipendenti è 21.000,
quando una persona che prende 21.000 euro si vede detrarre 210, 205 euro e una persona che raggiunge i 45.000, 50.000 euro se ne vede detrarre, secondo le stime, 750, 910, un intervento di questo tipo è un intervento regressivo in un momento grave della vita del paese. Non si toccano i patrimoni. Penso a quella cosa terribile che ho letto nella delega fiscale, dove ci sta scritto che si rivedono i canoni, si rivedono i valori catastali, ma per carità vi garantiamo che non li usiamo. C'è un governo che antiliberale, adesso me lo lasci dire in modo forte, così prendo, liberisti sono un'altra cosa, io parlo dei liberali. Uno dei principi liberali è apprendere per conoscere. Io conosco, so che ci sono delle due abitazioni che hanno dei valori differenziati e dichiaro in una legge delega che non intervengo. Ho fatto un esempio forte, come si deve fare al mattino, così ci si sveglia. Ci svegliamo. Soltanto per dire che di ragioni ce ne sono e possono essere, attenzione, diverse. Ho appena detto che non ne condivido altre. Gli anziani. Io spero che questo sciopero, mi ha zitto immediatamente, che i scioperi servono anche a cambiare le cose. Lei parlava, ha detto non abbastanza. Lo dico perché è nella piattaforma, non abbastanza. La legge di bilancio e i provvedimenti messi in campo non danno risposte sufficienti. Le dicono non abbastanza enorme, che spero che divenga abbastanza, spero che il governo nelle revisioni lo faccia. C'è un intervento sugli anziani non autosufficienti, dove il governo ha fatto un'apertura importante nel PNRR, che riguarda finalmente affrontare il tema. Oggi soltanto l'1,3%, cioè un quarto degli anziani non autosufficienti, ha un trattamento di assistenza sociale significativo. Non basta la cura quando sei già malato. Il Veneto è avanti, lo dico perché così è chiaro che non è un problema di parti. Il Veneto è molto più avanti rispetto al resto del paese, l'Emilia Romagna viene dopo, il resto del paese è messo male. Il governo ha detto che provvederà, ha messo però solo 100 milioni di euro per rimpinguare il fondo sociale. Io spero che anche a seguito di questo sciopero questo fondo possa triplicare, come chiede un fronte, le famiglie dell'Alzheimer, gli stessi sindacati pensionati della CGIL, della CISL e della UIL. Chiaro, insieme. Sentiamo la risposta di Benedetto Della Vedova, qui rappresenta un po' il governo ovviamente. Ma professor Barca ha dato una generosa spiegazione di quello che questo sciopero avrebbe potuto rappresentare, ma non rappresenta. Cioè, qui c'è una discussione non tanto sull'individuazione dei problemi, si potrebbe aprire una discussione su qual è la via migliore per affrontare il tema delle ineguaglianze, il tema drammatico che abbiamo in Italia dei salari bassi, che è un tema, ma come lo affrontiamo? In parte con la defiscalizzazione. Io mi auguro, concentrati sul PNRR per aumentare produttività, competitività delle nostre aziende e capacità quindi di avere buoni posti di lavoro e dare i buoni stipendi, ma senza l'innovazione, senza un modo probabilmente anche diverso di gestire le contrattazioni, questo sarà impossibile. In realtà appunto questa spiegazione che apre un tema, una discussione di politica economica, non è quella che sono riusciti a dare i sindacati. Peraltro io temo. Però i sindacati sembrano porre una questione di metodo, sono stati l'impressione di essere stati messi di fronte a decisioni già prese. Quindi questo... Chi segue la vicenda politica almeno da 20 anni, o forse anche qualche anno in più, sa benissimo che il tema concertazione, non concertazione, è un tema che c'è sempre. Poi c'è l'obiettivo. L'obiettivo principale di questi sindacati è la riforma delle pensioni, la controriforma delle pensioni. Loro oggi, non con il retropensiero, sono in piazza con il pensiero che bisogna cancellare la Fornero. Sono speculari a Salvini su questo. Landini, la prima cosa che dice, le pensioni. Perché lui ha una constituency prevalentemente ormai di pensionati e quindi lui cerca di rappresentare due cose che non vanno insieme, cioè più soldi per le pensioni e più soldi per le innovazioni, giovani, defiscalizzazione. Io per esempio penso che sul tema fiscale sarebbe stato molto meglio se i partiti lo avessero consentito investire quelle risorse su una misura che avesse qualche impatto. Quei numeri 200, 700, purtroppo non cambieranno la vita a nessuno, né alle imprese né ai lavoratori. Non voglio sottovalutare il tema,
Però meno degli 80 famosi euro di Renzi, per capirci, che almeno davano grosso modo 1000 euro, quasi una mensilità in più per tantissimi lavoratori. Quindi, secondo me, questo è uno sciopero che il sindacato non ha saputo spiegare, totalmente fuori sincrono, a mio avviso, con quello che succede, perché il disagio non viene affrontato, non ci sono proposte per uscire dal disagio, dalle ineguaglianze, dai salari bassi, dalle aziende che chiudono, perché anziché concentrarsi sulle aziende... fa male al governo questa giornata? Vedremo i numeri di oggi, credo che farà molto più male al sindacato. Angela Mauro, qual è la scommessa di Landini e Bombardieri? Perché comunque, insomma, lo sciopero è anche a prezzo di una frattura dell'unità sindacale che non c'era da parecchio. Ma io credo che la scommessa sia quella di, oltre che vabbè, di successo dello sciopero, come diceva Della Vedova, vedremo oggi, ma penso che la scommessa sia quella di riguadagnare un tavolo di confronto con il governo. Cioè, io non penso che questo sciopero sia strumentale per far vedere che il sindacato c'è, tattico, politico, a parte il fatto che, insomma, quando il sindacato non fa sciopero, non usa le armi, tra virgolette, brutta questa parola, però per capirci, che ha a disposizione per diciamo, porre le proprie rivendicazioni, si dice che il sindacato è debole e non esiste. Se le usa, si dice, perché nel nostro dibattito pubblico italiano si è sentito anche questo, si dice usa lo sciopero è un'arma tattica per politica, per far vedere che il sindacato esiste. E lo sciopero è uno strumento che si usa. E, certo, la critica che si può fare, secondo me, è il fatto che è un po' una, diciamo, una manifestazione di protesta che esula un po' da quelli che sono i temi stretti della legge di bilancio. Io penso che è una manifestazione di protesta che trova lo spunto nella legge di bilancio, però poi, diciamo, si estende a rivendicare, a denunciare altri fenomeni che sono, che, insomma, il disagio, la crisi, il fatto che comunque c'è una ripresa che ancora però con l'incertezza dettata da Omicron e dalla quarta ondata ancora, diciamo, non si è ramificata bene nel paese, basta farsi un giro al sud per vedere i danni prodotti dalla pandemia, ma che si sono purtroppo sommati alle mancanze, alle falle dell'economia già prima. Perciò io penso che la scommessa sia quella di riguadagnare un tavolo con il governo, a partire da provvedimenti come per esempio quello che diciamo, il ministro Orlando cerca di portare avanti nel governo e che è ostacolato dalle altre forze politiche, a partire dalla Lega, sulle delocalizzazioni. Certo, voglio dire, ogni giorno ce n'è una, ogni giorno assistiamo ad una fabbrica che chiude in Italia per portare la produzione in paesi dove costa di meno o dove è più conveniente. È chiaro che è un tema che balza sulle cronache ogni giorno, non è facile da affrontare, l'ha fatto la Francia anni fa per volere di Hollande, però la Francia però poi ha adottato una legge che alla molto, fine non sì. ha funzionato, perché non c'è l'obbligo. Dice c'è che Barca che vuole intervenire su questo, sulle delocalizzazioni. No, prego Angela e poi sentiamo anche De Nicola. Sì. Non ha funzionato, è una legge, diciamo, che ha ispirato anche il tentativo italiano di adottare una legge del genere, però non vuol dire il fatto che non abbia funzionato in Francia, non vuol dire che l'Italia non possa provarci con una legge migliore, anzi alla luce del tentativo francese magari abbiamo le carte per pensare una normativa migliore per affrontare questo, che è un problema tra l'altro europeo o comunque globale, non solo italiano. Prima, professor De Nicola, vengo da lei per sapere qual è ovviamente la sua valutazione, poi ci teniamo tutte le cose sulle delocalizzazioni. Dico solo però che le delocalizzazioni sono il punto numero 7 della piattaforma di insomma, sulla, questo non è che è in ordine, però insomma comunque è uno, per dire che è uno dei punti, e noi stiamo cercando delle ragioni un po' in giro, diceva, quello che è fuori dal tavolo, le pensioni, diceva Della Vedova, le delocalizzazioni, questo forse un po' rende un po' più che nebuloso, un po' forse generico, cioè la sensazione che queste rivendicazioni si possano fare con qualunque governo in qualunque giorno, non si capisce il punto di rottura forse, De Nicola? Visto che siamo di mattina, intanto una piccola premessa, conoscere per deliberare era il titolo di una dispensa delle prediche inutili di Luigi Einaudi,
liberista e liberale come nessun altro, quindi conoscere per dire liberale è sicuramente il motto di chiunque sia liberale, sia in economia sia in politica. Poi che dire, ci sono tanti argomenti. Il primo è quello dello sciopero. Allora, se noi vediamo le tabelle del MEF che sono state già pubblicate su praticamente tutti i giornali, è evidente che se noi sommiamo i benefici dell'assegno unico con i benefici degli sgravi contributivi, con quelli degli sgravi IRPEF, in realtà i redditi bassi sono quelli che hanno il vantaggio più elevato. Tra l'altro, i numeri assoluti vanno presi con grano salis, nel senso il numero assoluto 200 euro, 100 euro, perché conta molto anche l'impatto percentuale. Quindi se l'impatto percentuale sul reddito basso è dell'11,9%, anche se in termini assoluti, naturalmente sono proiezioni, famiglia con due figli a carico e così via, però diciamo se l'impatto è dell'11,9% è ben diverso se gli stessi euro sono per un'altra famiglia per l'impatto, cui l'impatto è il 5%. Quindi l'insieme dei provvedimenti del governo, tra l'altro io al contrario della Fiat che era per definizione filo governativa, come sa Benedetto della Vedova, io tendo sempre a essere antigovernativo chiunque ci sia, però in questo caso diciamo non riesco a capire quale sia il problema. Tra l'altro sotto i 10.000 euro ricordo che per molti c'è il reddito di cittadinanza che non è tassato e che può arrivare anche oltre i 10.000 euro l'anno, quindi stiamo ragionando sul niente. Magari con la bacchetta da rabdomante si trova una situazione che ha avuto uno svantaggio o un vantaggio minore, e uno non fa uno sciopero generale per questo, perché sui grandi numeri i vantaggi monetari, perché poi le persone vedono quello che gli arriva in tasca, in generale sono distribuiti in modo che i redditi più bassi abbiano una percentuale molto più alta dei vantaggi. Ci sono le tabelle, l'avete penso anche inquadrata dappertutto, e quindi questo è un punto. Le delocalizzazioni, ma io penso che per le delocalizzazioni forse bisognerebbe pensare a come rendere più competitiva l'Italia, perché uno potrà anche punire l'azienda che chiude e delocalizza, però questo funziona come deterrente per le altre da venire. In economia tutto ha un prezzo, quindi se io apro in Italia già considero tra le spese che faccio per aprire in Italia quanto mi costerà eventualmente uscire. Se questa cosa si alza troppo e posso scegliere tra Italia e non Polonia, Italia e Austria, Italia e Germania, Italia e Svizzera, alla fine scelgo Austria, Germania o Svizzera, non scelgo l'Italia. Quindi non è che si può fermare l'acqua col famoso dito nella diga della favola del bambino danese, non funziona così, bisogna rendere l'Italia più competitiva. Se poi mi si dice ma le aziende hanno avuto gli aiuti di Stato tanto per cominciare già ora tutti i bandi degli aiuti di Stato prevedono un numero di anni minimo o condizioni quindi lei non farebbe che niente. Devono essere rispettato. Lei ma in secondo luogo non dicono a me, io sono contro gli aiuti di Stato, alle imprese. No, però lei non farebbe niente. Non sono certo io quello che deve giustificare. Su questo punto c'era Fabrizio Barca che voleva intervenire, poi naturalmente ho una serie di domande più politiche anche sul tema partiti e contro Draghi e contro i partiti, questi reset, però... Ma guardi, sul punto di Nicola che saluto, ci conosciamo da tanti anni, anche con lui certo. Discutiamo da tanti anni, io ritengo che tra liberali e liberisti ci sia una differenza enorme rispetto a come si immagina il ruolo della cittadinanza, del lavoro, il ruolo dello Stato, ma ne parleremo un'altra diciamo volta. Che io ma sono ne parliamo, inaudiano. Ma ne parliamo un'altra volta, inaudio e non liberale nella mia testa. Comunque ne parliamo un'altra volta. I numeri percentuali, io mi riferivo alle aliquote, anche percentualmente le aliquote, non guardiamo ai contributi, esiste una non regressività, cioè non è stato rispettato in termini di aliquote
l'impegno preso nella legge delega, questo dico al mio amico antico Daniele Franco, visto che abbiamo lavorato nello stesso posto per tanti anni. Ma mi faccio dire un'altra cosa, facciamo questo gioco. Se il governo ritiene che non ci sia precisione o non ci sia chiarezza, che stiamo attribuendo significati a uno sciopero, un governo che pensasse questo può fare una cosa straordinaria. Può rispondere mettendo anche in difficoltà il sindacato. Me la faccia dire così: io, se fossi governo, tirerei fuori immediatamente domani mattina il salario minimo legale, su quale il sindacato ha un sacco di problemi, tanto per essere chiari. Il salario minimo legale, siamo l'unico paese in tutto l'Occidente che non ha il salario minimo legale. Lo proponga di introdurlo, perché dà una base, significa ci sono oggi centinaia di migliaia di ragazzi che sono al di sotto di questo, rafforzi il sistema, questo anche De Nicola sarà d'accordo e anche della Vedova, rafforzi il sistema di verifica delle regolarità. Abbiamo un paese dove la forza di lavoro dell'INAIL non sono adeguate per scoprire che ci sono lavori in nero, e qualche volta sono coperti a volte anche dall'organizzazione sindacale locale. Lo dico perché io, non ho problemi neanch'io, De Nicola non ce l'ha col governo e non ce l'ho con i sindacati. Ho lavorato all'Aquila e abbiamo discusso di questo, ho sentito lavoratori che dicevano: l'imprenditore è stato avvisato dall'organizzazione sindacale. Perché? Perché sono mariuoli? No, perché difendevano i lavoratori a tempo regolari. Quindi introduca il salario minimo legale adesso, subito, domani mattina. Faccia una mossa interessante sugli anziani non autosufficienti, che interessano al sindacato, a tutti i pensionati del sindacato, che sono con noi e con altre organizzazioni, Forum Disuguaglianze, per chiedere che ci sia un intervento sugli anziani non autosufficienti. Dica che risponda in questo modo, e segnali, finisco subito, no, sul tema delle delocalizzazioni, che non voglio scappare, lei quello mi aveva chiesto. No, perché mi sembrava che volesse intervenire sulle delocalizzazioni. Allora io la penso così: io non credo che si arriva domani mattina, io penso che ci siano due cose che servono. Se ti chiami Mario Draghi, sei un governo forte in Europa, serve alzare un po' la voce. Alzare la voce non vuol dire fare una regola ed impedirlo, vuol dire fare geopolitica, perché così si fanno tutti i paesi del mondo. Segnalare che non si tratta un paese in questo modo, che la GNK non se ne va dalla mattina alla sera nel modo in cui se ne stava andando, che questo è considerato dal Presidente del Consiglio una offesa all'articolo 3 della Costituzione, che dice: la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione dei lavoratori alla vita economica e sociale del paese. Questo cosa vuol dire? Vado al sodo. Noi proponiamo, perché sennò poi sono chiacchiere, noi proponiamo che il problema si affronti creando accanto al Consiglio di Amministrazione un Consiglio del Lavoro e della Cittadinanza. Che cosa fa quel Consiglio? Impedisce la delocalizzazione? No, la discute, se ne discute, perché la GNK deve spiegare perché ha fatto un sacco di investimenti prima e improvvisamente se ne va, non comunica dalla mattina alla sera ai lavoratori che se ne va, poi magari se ne va. E io credo nel confronto acceso, informato, aperto e ragionevole, che è un elemento che mette insieme socialisti, social comunisti, liberali e cristiano sociali. Posso dire, prego, una cosa? Io sono molto preoccupato della discussione sulle delocalizzazioni in Italia, perché se c'è un esempio come questo fuori dalle regole può essere trattato duramente, cioè, non è un mio problema, no? Però qui si fa un discorso generale. Sembra che il rischio di trasmettere l'idea che per salvare l'occupazione in Italia bisogna impedire le delocalizzazioni, che rappresentano, non ho dei numeri, ma vado a naso, cosa che non bisognerebbe fare, ma insomma io non faccio più l'economista da decenni, io ritengo che i posti di lavoro persi per delocalizzazioni fatte male siano in Italia, nel 2021 siano state qualche centinaio, non metto in discussione qui, ma è un fenomeno abbastanza limitato che va affrontato. Innanzitutto vedere se le regole che ci sono vengono rispettate o no, le regole italiane e le regole europee. Però evitiamo di far montare la retorica, come il sindacato sta facendo, perché è utile, no? Tu prendi un caso singolo e monti una retorica contro le multinazionali, contro gli investimenti predatori, eccetera, eccetera, metti tutto nello stesso cesto e, come diceva giustamente De Nicola, e io credo di saperne qualcosa di questo, uno prima di venire in Italia se ne va da un'altra parte. Se si colpisce il caso singolo, ma se si fa una retorica, sostanzialmente se uno viene a investire in Italia, la prima cosa che gli si dice: però guarda che poi non te ne puoi andare, guarda che qui poi... Mentre le imprese italiane fanno quello che vogliono, perché poi c'è anche la scala. Quante imprese italiane hanno chiuso?
quanti posti di lavoro sono stati persi però, a causa di imprese italiane. Dico questo però, e Barca lo sa meglio di me, questa è una fase cruciale, si accorciano le catene del valore, ci sono investimenti su pezzi di produzione che non vengono più fatti in Cina o altrove e vanno fatti in Europa, anche le multinazionali scelgono di avere un pezzo di base produttiva in Europa. Stiamo attenti a dire che l'Italia, che è un paese fantastico per fare manifatture, sì, però dobbiamo andare in pubblicità, siamo in un ritardo tremendo. Le multinazionali possono investire. Vi chiedo soltanto pubblicità e vediamo, la discussione è accesa, la riprendiamo. Allora, Angela Mauro, questo sciopero è contro Draghi? È il tema cercare uno spazio di opposizione, diciamo, non lasciarlo soltanto alla destra? O è uno sciopero contro i partiti? Perché Landini ha un po' nei giorni scorsi, l'abbiamo sentito prima ovviamente attaccare il governo, poi spostare un po' il tiro sui partiti, sono i partiti che non fanno fare le cose a Draghi. Ma sì, secondo me sì, non è uno sciopero contro Draghi, anzi è abbastanza particolare che chi ha indetto lo sciopero ci abbia tenuto nelle interviste, nelle dichiarazioni, a escludere Draghi dal mirino prendendosela con i partiti. C'è di più, secondo me. C'è quasi un grido di allarme per quello che succederà quando Draghi non sarà più al governo, oppure se Draghi andrà al Quirinale. Non sto dicendo che i sindacati non vogliono che Draghi venga eletto alla presidenza della Repubblica, sto dicendo che effettivamente su Draghi sappiamo tutti che c'è un'incognita. All'estero lo considerano, dato il prestigio che ha, la stima internazionale, eccetera, un garante, tra virgolette, della stabilità italiana e dell'impegno italiano a fare le riforme previste dal Next Generation EU, ma il suo futuro, visto che non è un leader politico, il suo futuro alla guida del paese, che sia al governo, che sia al Quirinale, è chiaramente un'incognita. E dall'altro lato cosa hai? Hai un sistema politico che francamente nessuno può definire in salute, perché è un sistema politico, l'abbiamo visto nell'arco di questa legislatura, siamo al terzo governo, è un sistema politico collassato, lasciatemelo dire, e credo che la preoccupazione, ma non solo dei sindacati, di tutti noi, sia il fatto che appunto non hai punti di riferimento solidi e stabili anche nei partiti, che molte cose, anche la cosa che aveva proposto, no, sui redditi medio-alti Draghi, che è stata bloccata dai partiti, quella poteva essere forse una carta, non so se per fermare lo sciopero, però almeno per agevolare un dialogo con i sindacati, e non è successo. Su altre questioni i partiti non riescono a trovare una quadra, per esempio, non so, la riforma delle pensioni, si è passati dalla fine di quota 100 a un'incognita, quando magari ci si aspettava una riforma organica delle pensioni da mettere in piedi subito con il governo dei migliori. Non questo è stato possibile, perché al governo dei migliori partecipano forze politiche di direzione opposta, che si stanno già ponendo il problema della campagna elettorale. Quindi sì, nel mirino di Landini e dei sindacati ci sono i partiti. Lasciamo aggiungere solo una cosa, ragionamento che faceva Barca prima, giustissimo, che condivido. E purtroppo il problema, che è l'ostacolo più grosso, è che su molte questioni che riguardano il mondo del lavoro bisognerebbe agire almeno a livello europeo, se non a livello globale. Il problema è che in Europa ci sono paesi che fanno dumping, certo, ci sono paesi che sono paradisi fiscali, e ci sono paesi come Ungheria e Polonia che proprio qualche settimana fa, qualche giorno fa, si sono poste per l'ennesima volta, diciamo, un coordinamento di tipo fiscale, delle politiche fiscali nell'Unione Chiaro. Europea. Ed è su queste sfide che viene chiamata l'Unione, ma certe volte non risponde. Giovanni Marinetti, non so se è pronto il collegamento, ancora no, però intanto vediamo qualche immagine, eccolo. Si vede qualche immagine di Piazza del Popolo, ancora ovviamente, insomma, manca ancora un bel po'. Sta chiamando. Giovanni. Mi senti, Ale? Sì, prego. Alessandra, ecco.
Ciao, buongiorno. Sì, ancora è tutto in fase di allestimento. Arrivano i primi lavoratori. Alle 10 dovrebbe iniziare questo sciopero generale, la manifestazione qui a Piazza del Popolo. Ci saranno altre manifestazioni in altre città d'Italia, a Bari, Milano, Roma, qui, Cagliari e Palermo. E uno sciopero generale, l'ultimo vada a memoria, è stato contro il Jobs Act, governo Renzi 2014. Anche in quel caso non c'era, non era unitario, mancava la CISL. Oggi in piazza ci saranno qui i leader di UIL e CGIL, una piattaforma, ne parleremo con un loro rappresentante che ci raggiungerà, che qualcuno ha definito un po' troppo ampia. Si va dalla polemica degli giorni scorsi sull'IRPEF, il taglio dell'IRPEF, ma si contestano anche le politiche sul precariato, le delocalizzazioni e le pensioni. Sulle pensioni il governo ha convocato i sindacati proprio il prossimo 20 dicembre. E nel merito ne parlerete in studio sicuramente, se non lo avete già fatto ne parleremo con il loro rappresentante, ci raggiungerà un rappresentante della UIL. E poi l'unica cosa che volevo aggiungere è che oggi sciopereranno i trasporti, ma non scuola e sanità. Questo dopo diciamo il richiamo comunque dell'autorità della garanzia sugli scioperi. Sì, quello quindi, no. Sciopereranno i trasporti, ma non. Sì, naturalmente in modo tale. Sanità e scuola no. Sì, sanità e scuola perché la scuola aveva già fatto uno sciopero, la sanità era esclusa e poi c'è stato anche il richiamo dell'autorità garante. Una partecipazione drammaticamente bassa per il sindacato. Sì, la scuola è andata così. Allora, volevo però stare sul terreno politico anche con Fabrizio Barca. Perché questo sciopero è stato visto comunque come è uno sciopero ovviamente contro il governo e su questo è, come dire, uno sciopero che ha un po' preso colto di sorpresa forse il Partito Democratico, che ha registrato posizioni diverse, da una parte Orlando, dall'altra per esempio Provenzano, l'ex ministro vice segretario del PD, che invece sembrava essere molto più in sintonia con Landini e con la scelta di scioperare. Che cosa significa? Cosa significa per la sinistra? Ma Angela Mauro, con la sua abituale precisione, ha parlato, credo, di disagio, di ansia di tutti noi. Comunque la pensiamo nei confronti dei partiti. In questo, al di là dell'elemento tattico, la frase di Landini riflette la preoccupazione riguardo i partiti. Che è falsissima, ti interrompo solo un secondo. Sulle pensioni, i partiti hanno bloccato Draghi esattamente andando incontro a Landini, sbagliando per me, i partiti. Draghi aveva ragione. No, appunto, ma in questo il problema sono i partiti. Evidente che se abbiamo avuto un governo Monti, tanto per essere molto chiari, se abbiamo il governo Draghi, se non, è un problema dei partiti, i partiti che non hanno identità. Se io penso a un partito che devo votare le prossime elezioni, voglio pensare alle tre cose. Sì, però sono due cose diverse. Un conto è dire sono i partiti perché non fanno fare. Draghi sarebbe buono, ma invece i partiti sono cattivi. I partiti non si caratterizzano. Io sono convinto di una cosa. Che il ministro Giorgetti e il ministro Orlando, se quei due partiti si caratterizzassero per una proposta forte, un'idea interessante su come affrontare le chiusure aziendali, la trovavano pure, tanto per essere molto chiari, perché dentro la Lega c'è un'anima sociale che è la vecchia Lega, non la Lega di Salvini, la Lega che stava nei territori, tanto per essere chiari, il voto degli operai. Tanto per essere molto chiari, e torno a ripetere, se i partiti fossero furbi risponderebbero allo sciopero nei modi che ho detto prima, salario minimo legale o... E le ricordo una cosa: Confindustria, CGIL, CISL e UIL nel 2018, Confindustria, hanno firmato un accordo dicendo che in Italia c'è poca partecipazione strategica dei lavoratori e chiedendo e decidendo insieme di individuare strumenti e modi per consentire ai lavoratori di pesare, attenzione, dove? A improbabili tavoli nazionali dove si fa tavoli verdi, no, quelli non servono più, è un'epoca finita quella della concertazione dove si discutono le cose macro, a livello territoriale, questa era la strada interessante e che i sindacati purtroppo non hanno continuato a seguire, la Confindustria sta da un'altra parte, la riprendano i partiti, quindi esiste un problema politico.
politico di assoluta non identità. Per la sinistra, che è quella che a me interessa di più, questo problema è particolarmente grave, perché che quale altra organizzazione dovrebbe in questo momento raccogliere l'aspirazione dei cittadini di un cambio vero? Abbiamo fatto una quantità di retorica sul fatto che dalla pandemia non saremmo potuti uscire come eravamo prima, che bisognava cambiare tutto, e si sta rivelando retorica. Quindi i partiti intanto portassero a casa con questo governo quello che possono, e non ho la sensazione che lo stiano facendo, lo dico con molta chiarezza. Salario minimo legale era scritto nel PNRR e poi è scomparso, chi l'ha tolto? Secondo, almeno si caratterizzino per il dopo, ci facciano capire il dopo che preoccupa tutti noi. Hanno una linea per il dopo? C'è una strategia per il dopo? Ci sono delle priorità per affrontare i problemi e le ansie delle persone? Quando io vedo la Commissione per il reddito di cittadinanza tirare fuori sul reddito di cittadinanza 6 proposte, una migliore dell'altra, e vedo che il governo non ne prende neanche una e mantiene l'unica follia, fa finta di introdurre sanzioni, me la lasci dire, io sono molto diretto, per soddisfare coloro che vogliono sanzionare chi ha il reddito di cittadinanza, sono inapplicabili quelle sanzioni, che parlano di lavoro congruo. Ma scrivono una cosa folle, dicono che una persona che rinuncia al reddito di cittadinanza deve accettare un lavoro a 250-300 km di distanza. Ma stiamo scherzando che una persona che sta a Napoli prende un lavoro ad Avellino con una famiglia che non regge e con la situazione che c'è dei pendolari? Cioè, quella roba è brutta per tutti, sia che tu ritenga che lo strumento sia utile o meno. È una presa per i fondelli, è un compromesso al ribasso quell'intervento sul reddito di cittadinanza, che non ascolta affatto ciò che Caritas Italiana, per esempio, che è una delle componenti del forum disuguaglianze, ha chiarito. Questa è la mia preoccupazione, al di là delle differenze tra Provenzano e Orlando, che non vedo elementi di strategia. Mi lasci solo dire, in quel libro che lei ha avuto la cortesia di citare, io sono molto critico nei confronti del Partito Democratico, ma una cosa segnalo come interessante, una strada che il suo segretario, che io spero possa produrre, quell'identità che oggi non c'è, che sono le agorà democratiche, cioè un luogo in cui quel partito ascolti la società civile, le proposte che vengono da fuori. Vedremo nei prossimi 4 mesi se le preoccupazioni di Angela Mauro, che non sono preoccupazioni di parte, sono preoccupazioni che riguardano qualunque cittadino italiano. Ma se io voto X, per cosa sto votando? Della Vedova. No, del ragionamento di Barca mi colpisce, adesso non voglio... Napoli e Avellino, io sono convinto che ci sono decine di migliaia di lavoratori che si spostano tutti i giorni tra Napoli e Avellino, anche qua non ho i dati, ma scommetto il mio centesimo che ci sono persone che fanno quella strada lì, quindi starei attento con questa generosità. Io penso che una persona a cui offrono un lavoro che vada bene, non... che si deve spostare tra Napoli e Avellino, lo fa, appunto, come non tanti, 750 euro. Io sono convinto che già non voglia dire niente né da una parte né dall'altra. Non ha senso. Dopodiché rientriamo nella questione Napoli-Avellino, per cui è l'albero di Bertoldo, non trovi mai un albero che vada bene per farti, in quel caso per farti impiccare. Qui è ovvio che se c'è il reddito di cittadinanza io per esempio penso che un errore che è stato fatto con il reddito di cittadinanza è prevedere che se tu lavori te lo tolgo tutto, una tassa. No, io penso che ci debbano essere dei meccanismi di phasing out, cioè ho il reddito di cittadinanza, c'ho un lavoro, e per i primi 3 mesi o 6 mesi, quasi. Mi permetto di interrompere solo per dire che sono totalmente d'accordo, ma la Commissione l'aveva proposto, ma perché il Governo non ha fatto ciò che la Vedova ci sta dicendo? Detto tutto questo, che si può migliorare, è un governo strano, cioè. Dopodiché però la cosa che io trovo totalmente scentrata di questo sciopero generale, perché più dello sciopero generale cosa può fare il sindacato? Niente, e io penso che oggi sarà una pistolettata d'acqua, perché le persone in piazza le porti, perché sono i militanti del sindacato. Però diciamo è una manifestazione specificamente, per la prima volta, una manifestazione non dei Novax, di queste cose qui, adesso per carità, poi dopo spostato i partiti, contesto eccetera, questo riflesso pavloviano, per cui non sanno più, voglio dire, per anni c'è stato il tema del neoliberismo, dell'ordoliberismo, del rigore. Oggi siamo in una fase in cui perfino liberale Rutte, dai giornali di oggi, ha mollato il capo dei frugali, cioè di quelli occhiuti che guardano i conti italiani, sembra che abbia
mollato gli ormeggi, quindi prevedendo per il prossimo governo una fase di spesa espansiva. Io che resto preoccupato dell'accumularsi del debito, perché non penso che dobbiamo disinteressarci del fatto che il debito aumenta, registro che il debito buono o debito cattivo rischia di diventare facilmente debito cattivo per colpa dei partiti, in questo caso, pensioni, eccetera. Io penso che questa sia anche una fase in cui abbiamo a disposizione una finestra di opportunità fantastica, anche grazie al Next Generation EU, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e io vorrei vedere magari il confronto su quei temi lì. Cioè, abbiamo soldi, non abbiamo ancora abbastanza progetti. Sulla carta ci sono tutti, il governo ha fatto un eccellente lavoro. Dopodiché, negli enti locali, siamo sicuri che ci sia chi è in grado di redigere i progetti? Abbiamo visto quello che è successo con la Sicilia rispetto ai progetti in campo sull'agricoltura. Però questo è precisamente la sfida a cui è chiamato il governo. Il vacuum che vedo davanti. Cioè, il fatto che non saremo in grado di spendere bene quei soldi nei tempi in cui ci siamo impegnati a farlo. Questo è un tema. Abbiamo la possibilità di recuperare produttività e puntare... Però questa è veramente la sfida, il compito che questo governo ha. Invece stiamo a discutere di pensioni, di partiti... Ecco, questo titolo qua. Sono i partiti a aver bloccato Draghi. Landini sa perfettamente che non è così. Cioè che è al contrario. I partiti hanno bloccato Draghi più nella direzione che vuole Landini, ad esempio sulle pensioni. Altrimenti Draghi sulle pensioni e sull'equità generazionale sarebbe andato molto più dritto. Mi faccio andare da De Nicola, perché volevo chiedere anche a lei, intanto, se però c'è stato qualche, in questa partita e nel rapporto con i sindacati, c'è stato un errore da parte del governo, e quanto una giornata come quella di oggi, quindi anche con il netto della spaccatura, però comunque con una piazza contro il governo, crea danno, indebolisce, contribuisce al logoramento del governo di Draghi? Diciamo una cosa, se dobbiamo basarci sull'esperienza recente, come è stato accennato adesso da Benedetto Della Vedova, lo sciopero nella scuola ha avuto un tasso di partecipazione del 7%. Penso che il danno maggiore lo abbia avuto il sindacato, perché uno sciopero col 7% di partecipazione nella scuola penso che non si vedesse dai tempi di Giolitti, forse anche da Giolitti qualche cosa in più riuscivano a tirar fuori. Vedremo come va quello di oggi. Due sindacati su tre sono riusciti dopo tanto tempo a rompere l'unità sindacale, il che già di per sé indebolisce la valenza dello sciopero, perché poi diventa facile per chiunque dire com'è che un sindacato come la CISL, anche nelle sue componenti dei metalmeccanici, quindi non semplicemente la CISL nella funzione pubblica e così via, invece pensa che lo sciopero sia una cosa che non va bene. È difficile quindi dire che si è di fronte a una politica di aggressione nei confronti di scarsa considerazione nei confronti dei redditi deboli, se il secondo sindacato più grande dice ma lo sciopero generale forse non ha molto senso. Quindi non credo che il governo poteva fare meglio nella manovra, sicuramente, poi meglio dal mio punto di vista, lo capisco benissimo che non è il punto di vista di tanti altri, però il governo poteva fare certamente meglio nella manovra, però l'aver reso chiaro che una manovra che è approvata dall'80-85% del Parlamento, se non addirittura 90%, 85% del Parlamento, con la forza principale di opposizione, che sicuramente non ha le stesse ragioni dei sindacati, salvo il patriottismo etico che esprime, mettiamola così, se in condizioni come queste il governo non dimostrava un minimo di convinzione su quello che fa, ritornavamo, ma nemmeno alla
alla Seconda Repubblica, tornavamo al Rumor, che per carità era una persona per bene, poverino, ma insomma è stato l'emblema di quello che non funzionava nella capacità di governare e di prendere decisioni nel paese. Quindi penso che non abbia fatto errori, è aperta al dibattito la validità della sua manovra, però diciamo, un conto è discutere la validità della manovra, un conto è che un governo con l'85% del Parlamento, un gradimento alto, che c'è pure il gradimento alto, l'unica forza di opposizione in Parlamento che non la pensa come i sindacati, col sindacato diviso, pure diciamo... Non fa grande danno secondo lei i suoi provvedimenti di fronte al sindacato, quando tra l'altro il sindacato stesso, perché oggi ho visto un titolo su, non so se sul Fatto Quotidiano, comunque un'intervista a Landini, che dice certo che è uno sciopero politico, peggio mi sento. Arrivo proprio a questo punto con Fabrizio Barca, poi c'è la pubblicità. Intanto saluto Stefano Feltri, direttore del Domani, e lo vedo collegato. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao, buongiorno. A Fabrizio Barca però vorrei porre proprio la questione politica, tra l'altro così prendendo spunto anche dal sottotitolo del libro, no? La pandemia, la sinistra e il partito che non c'è. Ma insomma, un'ambizione di rappresentanza politica in questa fase la può avere la CGIL, Landini, anche in questa, come dire, collocandosi dove si è collocata con lo sciopero? È così? C'è la tentazione di riempire questo spazio? Ma io spero che non ci sia, come non c'è dalle organizzazioni di cittadinanza di cui io faccio parte. Sono pezzi del paese che parlano, che alzano la voce sulle categorie che rappresentano. La sintesi deve essere dei partiti, tanto per essere molto chiari. Se oggi abbiamo la sensazione che ci sia un vuoto che poi è riempito oggi dal sindacato, domani da altre organizzazioni, è perché i partiti non occupano, non fanno politica. Faccio ritornare al punto importante che interessa ai nostri ascoltatori, che ha sollevato dalla vedova, perché quelli che ci sentono sono anziani, giovani, eccetera, quelli sono i loro problemi. E i loro guardano in questo momento molto di più al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che non alla manovra, come è naturale. Ma per numero di miliardi, certo, che per il rischio grave, non solo che non servano a cambiare l'angolo, ma che rischiano di addormentarci, perché i soldi dati così si traducono in salari, profitti e molte rendite, perché se arrivano sui territori, come dice Aldo Bonomi, percolando, i migliori posizionati a prendere questi soldini non sono le persone migliori, gli imprenditori migliori, le organizzazioni sociali migliori. Questa roba qui cosa fa? Ci addormenta per 2-3 anni, perché stiamo un po' meglio, ci sono i salari, i profitti, e poi ci risvegliamo una bella mattina con la povertà educativa che sta come prima, gli anziani che sono messi male, la situazione delle imprese innovative che continuano ad avere ostacoli. Allora che cosa dico? Lasciamo perdere le ragioni per cui il sindacato l'ha fatto, lo dico con sincerità. C'è un soggetto che ha posto un problema, ma non si parla più di questo piano. È come se il tema sia solo quello di rispettare le milestone. A dicembre verranno rispettate, lo sappiamo, solo normative, ma a noi interessa la qualità di questa spesa. Mi lasci fare due esempi, se non sono generico. Sì, però glieli devo far fare dopo la pubblicità, perché sennò ci tagliano, come si dice, pubblicità. Questa è un'epoca di traumi come non ne vedevamo da tanto tempo. C'è da un lato la pandemia che continua, c'è la transizione, è un'epoca di profondi cambiamenti, è un'epoca che testa le nostre capacità di reagire. E dobbiamo essere in guardia contro la pandemia. È l'atteggiamento che caratterizza la nostra vita in questo momento. Siamo contenti di come è andato quest'anno. Dobbiamo difendere la normalità che abbiamo conquistato con le unghie e con i denti. Allora, erano le parole di Mario Draghi ieri durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che c'è oggi. Benedetto Della Vedova, una domanda volevo farla su questo, perché che succede? Nel senso che dall'Europa sono arrivati segnali critici rispetto a questa decisione dell'Italia di blindarsi, diciamo così, di blindare i confini, essere più stringente rispetto alle normative comuni. Poi oggi in particolare La Stampa sottolinea che in realtà
A parte il fatto che c'erano stati già paesi prima, l'Irlanda e il Portogallo, che lo aveva fatto, ma anche che l'Europa potrebbe in realtà insomma, smussare questa critica. Che è successo? No, io credo che la crisi sia già rientrata. In realtà è legalmente previsto e quindi assolutamente possibile che singoli paesi adottino magari prima di altri misure più restrittive, motivandole, come è stato in questo caso, non il divieto di trasferirsi da un paese all'altro, ma delle restrizioni aggiuntive. Il punto che è stato sollevato è stato quello della previsione di 48 ore per la notifica alle autorità europee, ma non c'è stata la contestazione sul fatto che sia possibile o che fosse possibile quella decisione, e nemmeno la contestazione sul fatto che fosse politicamente sbagliata, da un punto di vista di politica sanitaria, di politica generale, sbagliata. La questione sulla comunicazione è stata risolta e la commissaria Kyriakides, sì, perché è stata comunicata appunto con troppo ritardo, 48 ore, poi insomma non so chi abbia ragione alla fine, comunque forse ci poteva dare un giorno in più, la sostanza non cambia. Io tra l'altro, viste le condizioni, l'evoluzione della pandemia, credo che anche questa decisione verrà poi seguita anche da altri paesi. È l'idea che per controllare la diffusione della variante Omicron alle frontiere vengano posti per chi si sposta degli aggravi in termini di vaccinazione e di test soprattutto, ed eventualmente di breve quarantena. Non è una stretta, Libero la interpreta, duello con l'Unione Europea, mossa per il Colle, Draghi si candida a patriota. Io credo che purtroppo questa ossessione del Quirinale ci stia facendo perdere settimane preziose su temi su cui sarebbe bene investire le energie, che sono la pandemia naturalmente e il PNRR, l'economia di cui stiamo parlando. Allora, Angela Mauro, sull'accoglienza a Bruxelles di questa decisione italiana, qual è il polso? Intanto ringrazio Benedetto Grazie Della Vedova, ci deve lasciare, abbiamo un cambio di ospiti. Angela? Ma io penso che ci sia un qualcosa in più rispetto al mancato preavviso di 48 ore che la Commissione ha sottolineato ieri. C'è qualcosa di più, diciamo, europeo e non particolarmente riferito al caso italiano che Draghi ha sollevato. Due settimane fa, con un tempismo, diciamo, perfetto, lo dico ironicamente, la Commissione europea ha presentato delle raccomandazioni per cercare di stabilire un coordinamento tra gli Stati sulle misure da adottare eventualmente riferite ai viaggi di fronte alla quarta ondata di pandemia. Il giorno dopo è successo che c'è stato l'allarme Omicron, ma già prima dell'allarme Omicron il Portogallo ha deciso di prendere queste raccomandazioni e farne carta straccia. Le raccomandazioni dicevano agli Stati: non chiedete ai vaccinati misure aggiuntive, cioè come il tampone o la quarantena, ed era un modo della Commissione di stabilire un coordinamento, ma anche di difendere il suo gioiello, cioè il Green Pass e anche il buon nome della campagna vaccinale, mentre il Portogallo ha detto no, io impongo il tampone anche ai vaccinati che arrivino dagli Stati dell'Unione Europea. Su questo la Commissione, diciamo, che ha lasciato correre, perché il Portogallo è un piccolo Stato e non ha il peso specifico che ha l'Italia e che ha Mario Draghi. Su Mario Draghi, quando il nostro governo con l'ordinanza di Speranza ha deciso una misura del genere, lì è saltato il tappo dell'insofferenza e del risentimento in Commissione. Perché? Perché questa misura chiaramente getta un'ombra sul futuro del Green Pass. Infatti la prima dichiarazione che è arrivata dalla Commissione europea, ovvero dalla vicepresidente della Commissione europea, la Jourová, sottolineava più riprese che il Green Pass non è morto, che il Green Pass è uno strumento che dobbiamo continuare a usare, rivelando evidentemente una preoccupazione forte su cosa succederà in futuro al Green Pass nel momento in cui tu dici non mi basta il vaccino per farti viaggiare nell'Unione Europea. E l'altro punto è la campagna vaccinale che la Commissione europea ha gestito in prima persona, ci ha messo la faccia, come si dice, firmando contratti a nome di tutti gli Stati europei.
ovviamente offesa e scavalcata dalla mossa del governo italiano. Oh. E qui finisce, diciamo, la storia dell'ira funesta di Bruxelles, perché oggi invece al oggi... Consiglio europeo, tutti... oggi sì, c'è il Consiglio europeo, Draghi è a Bruxelles, e gli altri leader non credo proprio, anzi alla luce di quanto ho scritto e mi hanno raccontato ieri, gli altri leader non gli faranno nessun processo, perché anzi la via italiana, la decisione unilaterale presa dall'Italia apre la via agli altri se vogliono prendere misure simili, e dopo l'Italia, prima il Portogallo, poi l'Italia, l'ha fatto anche la Grecia, la Francia all'ultimo Consiglio Salute ha chiesto libertà di scelta, mentre la Commissione quindi, continuava a proporre, certo, coordinamento europeo. E quindi europeo, questo ha chiesto, no, diciamo, è quello che diceva del Benedetto della Vedova, sottosegretario agli esteri. Allora intanto do il buongiorno e benvenuto ad Alessandro Speciale di Bloomberg, Stefano Feltri, l'abbiamo annunciato e salutato nel primo collegamento. Volevo, prima di tirarvi nella discussione, cioè, avevo lasciato in sospeso alcune cose che voleva dire Fabrizio Barca, ma a queste aggiungo una domanda più specifica che arriva ancora da questi articoli del Corriere della Sera di Dario Di Vico, e che fa alcune osservazioni, secondo me meritano di essere girate, anche delle critiche al sindacato. Allora, uno riguarda, un po' ne parlavamo, il fatto che la sinistra, è vero, c'è un tema di, insomma, c'è una questione di disuguaglianze che sono nella piattaforma dello sciopero, anche se non con un casus belli, e però, dice Dario Di Vico, la sinistra dovrebbe stare attenta a mettere in campo una nuova mappatura delle contraddizioni sociali che aggiorni la vecchia, perché non c'è più il conflitto capitale-lavoro, ma ci sono conflitti di vario tipo che non sono rappresentati, in parte sono, tra l'altro, magari si sono visti a fianco, a lato, serpeggiare nelle piazze Novax, ma sono contraddizioni diverse da quelle che il sindacato rappresenta. Poi ci sono delle critiche al sindacato che dicono, ma insomma, un po' perso la bussola, sembra privilegiare le politiche passive e non quelle attive, sembra che questa decisione anche dello sciopero sia stata presa con poca democrazia interna. Insomma, queste tre critiche come... Ma ne prendo una perché ci serve per ragionare sul lungo termine, altrimenti qua rimaniamo schiacciati. Sull'emergenza questo governo, come il precedente, sta facendo benissimo anche, a mio parere, sui vaccini. Il tema è il medio-lungo termine, ok? In questo medio-lungo termine ci sta, Di Vico fa finta di dimenticarsi, io uso le parole del mio amico Luigi Zingales, quindi insospettabile, il conflitto fra capitale e lavoro è inerente nel capitalismo, è una subalternità, ci sta qualcuno che può decidere di portare via un'azienda e c'è qualcun altro che subisce quello, perché l'unica cosa che controlla è il lavoro. Ci sono altre contraddizioni nella società, lo sappiamo da 40 anni, non c'è bisogno che ce lo spieghi oggi il Corriere della Sera. C'è una subalternità delle donne, un tema di genere gravissimo, c'è un tema, sì, ma... c'è un tema ambientale e c'è un tema gravissimo che riguarda i giovani. Però dice il sindacato non si concentra su questo. A me non interessa, con tutta sincerità, a me interessano i partiti e la politica. Il sindacato, adesso ne abbiamo parlato, diciamo, fin troppo. Il sindacato ci ha aperto oggi con questo sciopero la possibilità di discutere, se no non staremo qui a discutere di queste cose. Ma discutiamo in maniera appropriata. In questo momento le altre contraddizioni di cui parla Di Vico, chi ci sta sentendo sono famiglie che vedono, che sono convinte che non valga la pena far studiare i propri ragazzi, d'accordo? Dispersione scolastica alta, pessimi risultati, che cosa si aspettano? Si aspettano che arrivino, si aspettano che nei loro territori venga affrontato il problema della povertà educativa, il PNRR è il punto fondamentale, quei fondi verranno utilizzati per ridurre la dispersione scolastica, noi temiamo che possano essere usati per fare soltanto spesa, gli anziani non autosufficienti che cosa si aspettano? Le famiglie, le donne in questo momento, abbiamo parlato di donne? Parliamo di donne, qual è la preoccupazione delle donne in questo momento in giro per il paese? Di ritrovarsi in una situazione grave del paese con sul carico i bambini da 0-6 e quindi non ne fanno e quindi un problema di crisi gravissima demografica, e dall'altro gli anziani, perché finiscono, se è la famiglia sola a doverlo affrontare vuol dire la donna sola. Cosa ci aspettiamo dal PNR? Un salto di qualità straordinario nel modo di affrontare il tema degli anziani anche nel disegno delle città. A Milano ci sono il 30% della popolazione vive da sola in casa, i 75enni vivono da soli in casa, sono questi i temi che ci aspettiamo. Ancora impresa, vogliamo parlare di impresa? Gli imprenditori in questo momento, quelli straordinari, quelli bravi, quelli che non hanno tempo da perdere, come dire, a stare via dell'astronomia, come dicono loro, perché è un'espressione che usano gli imprenditori, non è una mia insolenza verso Confindustria, che mi augurerei essere più forte. Gli imprenditori che lavorano dalla mattina alla sera, quelli che stanno sulla frontiera, quelli che ci dice uno studio di Oxford, siamo il secondo paese al mondo più capace di acchiappare la transizione ecologica. Cosa vorrebbero dal governo? Vorrebbero quello che ha in testa
l'Enel, ma non ha in testa il governo, un'accelerazione della transizione ecologica, non vogliono sussidi a tutti, su questo sono d'accordo con De Nicola, sono anch'io contro i sussidi, vogliono incentivi a quella parte del sistema produttivo che ha delle chance. Queste sono le contraddizioni, i temi del paese, questo è quello che la sinistra dovrebbe dire, ecco, da oggi, e non lo dice, non è contro i sussidi generalizzati, tanto per essere chiari. Io fossi stato ministro della transizione ecologica, lo fosse stato Enrico Giovannini, tanto per essere, perché io sono uno che mette i piedi nel piatto, se lo fosse stata una persona che crede nel futuro, avrei chiamato quei quattro studiosi, quei quattro studiosi, ma non ha il compito di fare, di gestire la transizione ecologica, il compito di evitare guai nel settore dei trasporti, e li sta evitando, delle infrastrutture, e di accelerare gli interventi. Se fossi stato ministro della transizione ecologica, glielo dico con saccenza, perché ce ne vuole verso i saccenti, avrei chiamato quei quattro studiosi di Oxford e mi sarei detto come mai l'Italia, dopo la Germania, è il secondo paese al mondo più in grado di prendere la transizione ecologica. Avrei guardato i settori a 5 digit e non avrei fatto pick and choose, che non piace giustamente ai liberali. Cioè, non in italiano, se no qua... Pick and choose vuol dire che scelgo io l'impresa a cui dare una mano. Cioè io Stato so chi devo aiutare. No, questo a me non piace. Ma se io scopro che da uno studio analitico ci sono pezzi del sistema che sono pronti a fare il salto, io non do soldi a tutti. Io faccio un intervento o lo faccio dal lato della domanda. Da ancora troppi sussidi chiedo. Ma non ci sono dubbi. Nel PNRR ci sono soldini a pioggia che cadono nei territori, che fanno male al paese. Allora, Stefano Feltri, che non lo vedo più, che è successo? Collegamento. Saltato il collegamento. E va bene, adesso lo ripristiniamo. Alessandro Speciale, su il governo, c'è troppa continuità su questo tema dei sussidi. È come se una critica viene fatta, poi alla fine al governo Draghi, è che è come un po' imbrigliato, così? Beh, insomma, sicuramente è difficile cambiare tutto da un giorno all'altro, da 6 mesi all'altra. Lo abbiamo visto anche appunto su questa questione degli ingressi dall'Unione Europea, dove si è tornati a fare una cosa dove si annunciavano dei cambiamenti che cambiano la vita delle persone, cambiano i programmi da un giorno all'altro, in realtà da un giorno al dopodomani, quindi insomma, con quel poco tempo per prepararsi e per programmare, che era una delle cose che si doveva cambiare. Fondamentalmente la vera differenza che c'è adesso col PNRR è che ci sono moltissimi soldi, quindi ci si può permettere di dover fare meno scelte, si può mantenere un po' di quello che c'era prima e investire nelle cose nuove. Naturalmente è vero, insomma, l'Italia ha un mix energetico più efficace di quello di molti altri paesi, allo stesso tempo è molto dipendente dal gas e quindi deve anche continuare a utilizzare le risorse che ha, soprattutto fino a quando la transizione non sarà completa e sarà un lungo periodo di transizione che dobbiamo affrontare. Stefano Feltri, eccolo, mi dispiace che non c'era, era caduto il collegamento. Sì. Stefano, questo tema, dice la critica che fa Barca anche a questo governo, è alla fine troppi sussidi, anche qui è una critica, diciamo, da sinistra, ma va a parare su questo tema. È un come dire, c'è una sospensione che deriva anche dalla partita del Quirinale, secondo te, nell'azione del governo o no? Beh, io credo che ci sia poco di discussione su delle scelte di fondo molto, molto significative che passano come se fossero, come dire, ovvie. Noi ci siamo occupati in beata solitudine, per esempio, della questione del super bonus edilizio, in cui mettiamo 30 miliardi complessivi su più anni per una politica il cui beneficio ambientale è sostanzialmente trascurabile, i cui costi sono esagerati e le distorsioni enormi. E su questo tutti i partiti sono d'accordo, poi litigano su pochi spiccioli per in più, per in meno, per reddito di cittadinanza o sul bonus solidarietà, sulla riforma dell'IRPEF. Poi le stesse persone, ci sono partiti e anche i sindacati, che le stesse persone vogliono togliere soldi dal lato dell'IRPEF, ma poi gliene danno 3, 4, 5, 10 volte tanto con un super bonus edilizio di cui non c'è nessuna necessità per loro, perché stiamo finanziando la ristrutturazione di 57.000 unità immobiliari su 12 milioni, il che per definizione vuol dire che stiamo aiutando poca gente mentre tantissima non riceve un euro. Ma questo per fare un esempio di cose concrete, come per 10 anni abbiamo avuto gli 80 euro di Renzi, il cui impatto economico era misterioso, ma che stavano lì 10 miliardi all'anno. Allora, questo secondo me è un po' la questione. Draghi aveva promesso una cosa chiara quando si era insediato, aveva detto: non toccheremo il fisco una cosa per volta, faremo una commissione di esperti e toccheremo tutto in una volta, perché sennò si replica l'errore italiano
di aggiungere una detrazione, modificare un'aliquota, e alla fine poi la pressione fiscale è la stessa dal 1999. Ecco, questa cosa non è successa, la riforma fiscale è stata rinviata, diciamo, in alcune sue componenti alla legge delega, eccetera, quindi non si sa bene dove si andrà. La riforma delle pensioni dopo quota 100 è stata rinviata al 2023, si è fatta una soluzione ponte, perfino la riforma dei balneari è stata rinviata, insomma, cioè c'era una finestra di opportunità per fare delle cose drastiche, anche per evitare il rischio che diceva Barca, cioè ma è una finestra che resta in piedi comunque, resta aperta comunque, o se non ci dovesse essere anche il passaggio al Quirinale, una cosa del genere, comunque il governo con la campagna elettorale in arrivo è destinato ad indebolirsi nella sua azione ulteriormente? Io credo che il governo Draghi finisca con l'approvazione della legge di bilancio, qualunque sia il destino personale del Presidente del Consiglio. Molti l'hanno rimosso, Barca ne faceva parte del governo Monti, ma il governo Monti non è stato in carica solo quando faceva la riforma Fornero, ha avuto una lunghissima agonia da giugno, mi pare, 2012 fino a marzo 2013, in cui il governo era lì, ma poi i partiti dovevano fare la campagna elettorale, la facevano sostanzialmente a scapito del governo. Ecco, questa è la cosa che succederà comunque dopo l'elezione del Quirinale, in cui i partiti inizieranno, diciamo, con le loro ferite, i loro traumi, a prepararsi per una campagna elettorale che per molti è la differenza tra la vita e la morte, perché sarà un Parlamento più piccolo e i rapporti di forza cambiati, quindi io non ci credo che staranno lì, anche perfino il PD dovrà a un certo punto dire ai suoi elettori qualcosa su cui è in disaccordo rispetto però a Salvini. Però questo mi colpisce, ti ringrazio di aver fatto di questa analisi che giro anche Alessandro Speciale molto sinteticamente, poi abbiamo una pubblicità, vedo Marinetti con un ospite in collegamento, abbiamo tante cose da dire, però volevo chiedere a Alessandro Speciale questo, ha fatto molto scalpore un articolo di stampa internazionale, quindi il Financial Times, in cui si diceva no, però Draghi assolutamente, perché poi deve rimanere a Palazzo Chigi, perché se non rimane come si fa, cioè deve andare avanti, ma Stefano Feltri sta dicendo in realtà sì, anche se va avanti, addirittura secondo Stefano Feltri, quindi giro da avvocato del diavolo a lei questa domanda, in realtà anche se va avanti con la manovra avrà poco spazio di manovra, sì, si perdoni il gioco, cioè, di parole. E perché allora gli osservatori internazionali sono così concentrati su questo? Diciamo, c'è un rischio che fuori dall'Italia si vede poco, secondo me, e che diciamo, c'è l'idea, ok, se Draghi rimane a continuare a fare il primo ministro, bene, e continuerà a farlo come lo ha fatto fino ad adesso, e non è detto che abbia gli stessi spazi di manovra, come diceva giustamente Stefano, oppure almeno porterà la garanzia che la sua figura porta al Quirinale. Non si vede molto il rischio, che secondo me esiste, che dopo febbraio potremmo ritrovarci con Draghi né al Quirinale né a Palazzo Chigi, che è una cosa possibile, e di questo all'estero pochi se ne rendono conto. Non riescono a immaginare che in Italia potremmo fare a meno di Mario Draghi. Nel senso. È così, Barca? Beh, se questo avviene, perché i partiti, ha detto scherzando Stefano Feltri, persino il Partito Democratico magari dovrà dire quali sono le tre cose forti per cui uno dovrebbe andarlo a votare, se questa non presenza di Draghi né dall'una né dall'altra parte dovrà rendere contento Draghi, vuol dire che ha svolto la sua funzione, che è quella di essere pontiere in una democrazia. A Presidente della Repubblica deve starci un politico, non magari un leader, come ha detto correttamente Enrico Letta, ma un politico, e a Presidente del Consiglio una figura espressa dai quindi partiti. Quindi secondo lei non sarebbe un pericolo? Beh, non sarebbe... Attenzione. Allo scenario che è stato detto si può arrivare, questo sarebbe in modo virtuoso, e spero che il resto del mondo dica Draghi ha fatto il suo mestiere, ha costruito un ponte, i partiti si sono risvegliati. Certo, se viceversa i partiti non si risvegliano, si presentano alle elezioni senza delle identità, senza delle idee forti che raccolgano le idee del paese, perché le cose che ha detto in questo momento sono assolutamente corrette, cioè le idee ci sono, le proposte ci sono e sono anche praticate in tante parti del paese, non diventano sistema, non diventano proposta. Se questo scenario che è stato detto avverrà a seguito di questo, sarà un scenario positivo. Secondo De Nicola? Beh, io credo che noi non possiamo fare a meno di tenere in considerazione quanto sia importante l'elemento fiducia
Se diciamo, gli imprenditori, gli investitori, i governi, non solo esteri ma anche italiani, perché pure in Italia si è diffusa una certa convinzione che Draghi abbia una certa indispensabilità per tenere la barra dritta nel gestire il PNRR. Quindi se crolla la fiducia perché Draghi non c'è più né come Presidente della Repubblica né come Presidente del Consiglio, sì, magari i partiti riprendono vigore, per carità è un'ottima cosa, però nel frattempo ci crolla tutto addosso, perché ricordiamoci che diciamo, le reazioni sono sempre abbastanza immediate, non è che aspettano la spiegazione che farà Letta dalle agorà democratiche o, che ne so, Salvini a Pontida su quali sono i grandi programmi per ridare spina dorsale quindi al paese. Sarebbe la gente un pericolo. Dice, devo, oddio, non c'è più Draghi. Chiedo scusa, oddio, devo, la fiducia non crollò dopo la fine di Monti. Dobbiamo, esatto. Dobbiamo andare in pubblicità, restate con noi. Giovanni Marinetti, subito dopo ti do la linea. Allora, di nuovo in onda Giovanni Marinetti da Piazza del Popolo, dove c'è la manifestazione di CGIL e UIL per giornata di sciopero. Vedo che hai un ospite. Esatto, sono con Emanuele Ronzoni, che è segretario organizzativo UIL, un confederale. Partiamo subito con una cattiveria. C'è chi dice che la piattaforma è un po' fumosa, soprattutto... Voi puntate sulla contestazione del taglio dell'IRPEF, sostenete che gli 8 miliardi dovevano andare tutti ai redditi sotto i 30, fino a 35 mila euro. Oggi gliel'ho fatto vedere durante la pubblicità, la stampa a pagina 9 scrive che il taglio dell'IRPEF assegno unico e sgravi, così il mix favorisce i redditi più bassi. E volevo chiedere se questo un po' smonta la vostra richiesta. E poi un'altra cosa più politica, il 20 vi incontrerete con il presidente Draghi per parlare di pensioni a Palazzo Chigi, e Landini ha fatto capire che con Draghi il dialogo c'è, sono i partiti insomma che hanno bloccato questo dialogo, se lo condividete questa analisi. Allora, grazie intanto, buongiorno a tutti, ma io non mi farei impressionare dai titoli dei giornali. Noi abbiamo esaminato con molta attenzione le proposte che sono state messe in campo dal governo, secondo noi sono insufficienti anche dal punto di vista fiscale, per cui noi avevamo chiesto una riforma fiscale più complessiva e non c'è stata risposta, così come purtroppo non ci sono state risposte soddisfacenti rispetto ad altri argomenti, per esempio la questione a cui faceva riferimento lei della riforma del sistema previdenziale. Per quanto ci riguarda è insufficiente, non è adeguata. Noi lunedì però ci siederemo al tavolo, perché noi siamo responsabili, perché vogliamo già da oggi, da domani, riprendere a trattare. Noi stiamo cercando di rappresentare il disagio che vivono i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate, i pensionati, i giovani che sono precari, e che quando abbiamo girato nelle piazze in questo mese e mezzo di mobilitazione, perché ricordo che oggi noi siamo scesi in piazza con lo sciopero, ma veniamo da un mese e mezzo di mobilitazione in tutta Italia, abbiamo registrato una certa situazione di difficoltà anche rilevante rispetto ai pensionati, alle pensionate, rispetto ai giovani che non hanno futuro, per i quali non c'è una prospettiva certa. E allora noi chiediamo che queste riforme che stiamo ponendo al governo e alla politica vengano fatte subito, perché il paese ha bisogno. E solo un'altra cattiveria: lo sciopero della scuola ha aderito il 7% degli iscritti ai sindacati. I lavoratori vi seguono? I lavoratori ci seguono, noi abbiamo avuto una grande richiesta di partecipazione oggi, le piazze, perché ricordo che per rispetto della situazione Covid abbiamo diversificato la manifestazione su 5 piazze. L'abbiamo ricordato, sì. L'abbiamo ricordato, ecco, noi abbiamo avuto tantissime adesioni, tantissime richieste, molti lavoratori, molte lavoratrici in questo momento hanno deciso di aderire allo sciopero, i dati ufficiali li avremo nei prossimi minuti, nelle prossime ore, noi confidiamo in una grande partecipazione. Alessandra, se hai domande da studio, volevo solo ricordare le tabelle. Quelle sono, non so se le fate vedere, sì, dalla regia, le abbiamo fatte vedere, da TIMEF.
Sì, ma, sì, ma i titoli dei giornali però non li fa il MEF. Va bene, okay, i titoli no, però, però le io tabelle, non dico, Alessandra, se hai domande, le tabelle le abbiamo mostrate e commentate nella prima parte della trasmissione. Grazie Giovanni. La piazza, naturalmente sulle adesioni sapremo domani ovviamente il bilancio di questo sciopero. Grazie a tuo ospite. Stefano Feltri. Lo sciopero, appunto, domani penso si potranno misurare le adesioni, poi ricomincia questo, ci sarà questo tavolo sulle pensioni che per la verità già c'era, non era, quello era già fissato, insomma. Secondo te questo cambia qualcosa nelle relazioni con il governo, tra il sindacato e il governo? È una, come dire, un dato, un segnale di indebolimento del sindacato o del governo? Ma no, è un segnale di quello che dicevamo prima, cioè che ogni tanto succede che i partiti o i sindacati devono dare dei segnali di esistenza, scusate, forse si è bloccato il video, e questo è uno di quei casi, nel senso che non ci sono richieste particolarmente concrete in una legge di bilancio blindata, ma semplicemente una richiesta di attenzioni, cosa che il governo darà, ma è stato attento a dare all'interno della normalità, non a dire, visto che scioperate, vi trattiamo diversamente, quindi... diciamo un colpo a salve, mettiamola così. Chiaro. Allora, volevo tornare sulla questione invece del rapporto con l'Europa. Prima Angela Mauro ci ha spiegato un po' il contesto, ma volevo chiedere anche ad Alessandro Speciale, poi a voi, visto che se avete seguito ieri, immagino di sì, il discorso, le comunicazioni del governo, se c'è una qualche lettura politica che si può dare su questo e se... questa decisione è stata una cosa, insomma, effettivamente questa decisione così forte, se Draghi l'ha voluta fare scientemente, come dire, come dice Libero, perché si candida a patriota. Questo non lo so, insomma, come è già successo anche per lo stato di emergenza, si è visto che prova a fare le cose che crede siano giuste fare, insomma, e cercando di evitare le dietrologie, i tatticismi, insomma, prima si diceva vuole togliere lo stato di emergenza per avere le mani libere per il Colle, insomma. No, la cosa è, ci sono due cose, è andato chiaramente prendendo di sorpresa i partner europei e la Commissione, come aveva già fatto nel caso delle esportazioni dei vaccini quando le aveva bloccate. All'inizio c'era stato molto sorpresa e irrigidimento a Bruxelles per questa decisione, poi alla fine invece tutto, compreso Ursula von der Leyen, erano andati, insomma, dietro di lui. Allo stesso tempo è stata una misura chiaramente messa in piedi in poco tempo, come dicevamo prima, e che fa vedere anche come ci sia un po' di perdita. Cioè, i partiti oramai tirano molto meno nella sua stessa direzione, hanno già la testa girata. Nel senso che girata. È stata una decisione che ha in qualche modo, stai dicendo che in qualche modo l'ha subita, che è una decisione che è arrivata dal Ministero della Salute? È che è stata meno ben coordinata di altre decisioni, chiaramente, sia con i partner europei, sia a livello domestico, perché è stata messa in piedi solamente due giorni, annunciata solo due giorni prima che entrasse in vigore. Come se invece... ci fosse una questione di mancanza di coordinazione tra Draghi e il Ministero della Salute. Sì, ci sono dei rallentamenti anche sulla legge di bilancio, insomma, su tante altre cose. Adesso, diciamo, il sistema, tutto il sistema fa un po' più fatica perché molte parti di quel sistema hanno gli occhi verso la partita del Quirinale, che deve ancora cominciare, ma sono tutti attenti a dove si posizionano, a essere nella posizione migliore quando comincerà veramente la partita. Angela Mauro, quali decisioni potranno essere prese nel Consiglio europeo? Beh, oggi sicuramente di questa questione dei tamponi si parlerà, gli altri leader vorranno ascoltare le ragioni di Draghi, come dicevo prima, però non gli faranno alcun processo. C'è un'altra questione, su cui ci sono altre questioni diverse su cui parleranno, Ucraina e la crisi con la Bielorussia e quindi con Putin, ma quella che trovo più gustosa è sulle Olimpiadi di Pechino, sulle Olimpiadi invernali di Pechino, che ricordiamo Gran Bretagna, Stati Uniti, credo anche Canada, hanno deciso di boicottare, decidendo di non inviare la loro rappresentanza diplomatica, e ovviamente, dico ovviamente perché succede sempre così, l'Unione Europea non riesce a trovare una posizione comune su questa mossa, diciamo, molto molto dura da parte degli Stati Uniti. Discuteranno anche di questo, prevedo divisioni senza decisione comune.
Sì, e poi c'è appunto una questione migranti, no? Che un po' torna, Stefano Feltri. Sì. Ah, prego, sì, Angela, certo, sì. Poi passo la parola. Torna per volere, sì, torna nei termini in cui non la vorremmo noi, nei termini in cui la vuole la Francia e tutti quegli stati del nord che vogliono bloccare i movimenti secondari, cioè i movimenti dei migranti che arrivano nei paesi di frontiera come l'Italia e che poi riescono ad arrivare in altri paesi del nord Europa, ma non è un tema su cui, diciamo che non verranno prese decisioni formali su alcuno di questi temi, sarà solo una discussione preliminare. Del resto questa proposta è stata presentata dalla Commissione e la riforma di Schengen solo qualche giorno fa. Stefano Feltri. Sì, non so se mi vedete, ma la mia linea è un po' complicata. Dicevo, il tema migranti è l'unico su cui non c'è stato un effetto Draghi. Si era detto all'inizio, così è stato. Cioè, lì l'Italia resta problematica a prescindere da chi è la presidenza del Consiglio. Questo bisogna prenderne atto, nessun ricollocamento, nessun cambio di passo, con anche la prospettiva che le elezioni in Libia del 24 dicembre non si tengano e vengano ancora una volta rinviate, cosa che per noi è un segnale molto preoccupante, perché vuol dire che la Libia resta instabile e non c'è una strategia né nostra né europea veramente efficace nello stabilizzarla e quindi nel rimuovere le condizioni delle partenze. Quindi diciamo tutto come al solito, Draghi o non Draghi su questo. Allora, Alessandro Speciale, hai anche tu un libro in libreria su Draghi, anche il secondo libro che scrivi su Draghi raccogliendo i suoi discorsi, perciò in quanto esegeta ti chiedo, eccolo qui, ti chiedo la previsione, ci sarà una conferenza stampa immagino in fine anno? Sì, il 22 l'hanno annunciata. Il 22 ormai è stata annunciata e quella sarà un luogo in cui secondo te si potrà capire qualcosa, perché è molto forte la pressione per dire deve dire qualcosa Draghi, se vuole andare al Quirinale, non ci vuole andare. Intanto deve dire effettivamente. Sicuramente non deve dire, anche perché non esistono candidature per quel posto, non si manda il curriculum e così. Mi sembra difficile sinceramente, poi tutto è possibile, a meno che non voglia, come ha fatto in altri modi Mattarella, semplicemente sgombrare il campo da qualsiasi incertezza prima che inizino veramente le discussioni. Io però sinceramente sarei stupito, perché è anche difficile pregiudicare le decisioni dei partiti, le decisioni del Parlamento. Ecco, sì. Grazie Alessandro Speciale, Angela Mauro, Stefano Feltri, linea Andrea Pancani per Coffee Break. Noi ci vediamo domani, buona giornata.